Cari Noberhofer, stranamente i migliori risultati sono arrivati dove faremo anche, dove farete la Coppa del Mondo, ma a fine stagione, dove però ti sei divertito un mondo, perché a Tiumen veramente hai dato sfogo a una stagione difficile per te sicuramente. Sì, a Tiumen era molto bello per me, magari è passato anche un po' di tempo, era magari un po' facile, anche se devo dire comunque l'estate per me non era stata facile. Ci sono sempre i momenti e i sentimenti che ritornano, ma comunque sono sempre ricordi anche bellissimi. E sì, Tiumen mi sono veramente gasata e divertita un sacco. Si vedeva, insomma, soprattutto quando hai aspettato al traguardo Björdalen, sono cose che non è che capitano tutti i giorni. No, infatti anche con Pellegrino e anche con Ole era un weekend molto speciale con due campioni grandissimi, simpaticissimi, naturalissimi e era una bellissima esperienza. In qualche modo forse ti ha anche aiutato a... tu sei una che comunque le cose le vive con leggerezza, dando importanza alle cose che sono importanti, però forse ti è servito per arrivare a preparare al meglio questa stagione, almeno dai tuoi occhi questo è quello che vedo. Sì, sì, certo che anche il passato ci aiuta anche di crescere, si fa una bellissima esperienza, poi anche vedere Ole che ha vinto di tutto, essere lì così felice di una roba del genere mi ha fatto impressionare che ognuno deve dare in ogni momento, qualsiasi cosa è, dare il massimo. Ecco, sono domande un po' banali il fatto cosa ti aspetti dalla stagione, quelli che sono gli obiettivi, però io penso che l'obiettivo è quello di tornare nelle prime posizioni, quelle che contano della classifica, per poter avvicinare di nuovo al podio, per fare i risultati che ti competono. Sì, certo, puntiamo tutti in alto, vogliamo tutti arrivare là, anche se una volta sei arrivato là o se non sei arrivato là, quello è sempre il nostro obiettivo, comunque la cosa più importante nella vita è la salute e poi dopo arrivano i risultati e speriamo che possa tornare là. Cosa, ecco, magari questo ti voglio chiedere, cosa hai fatto in modo che fosse diverso questa stagione sulla preparazione o comunque su aspetti tecnici, magari non so se hai cambiato qualcosa sull'arma o anche nell'approccio al tiro? Ho cambiato calciolo due volte quest'estate perché ho cercato un po' di stimoli nuovi, poi ero insicura, non mi è piaciuto tanto, alla fine ho scelto un calciolo norvegese che era fatto per me personalmente di legno e se no ho cercato di sentire di nuovo me stessa, di ascoltarmi di più, che secondo me è la cosa fondamentale. Io penso che tu sei un po' la veterana del gruppo delle sei di Coppa del Mondo, però è un'emozione anche il fatto di poter potenzialmente partire in sei in Coppa del Mondo, che è una cosa che non è mai successa. Sono una serie di cose che sono successe in questi anni positive, soprattutto per la vostra squadra, e il fatto che siate così in tante anche stimola tutti, credo, perché comunque bisogna guadagnarsi il posto, bisogna guadagnarsi il fatto di essere pronti per fare bene in gara. Sì, è bellissimo perché siamo tutti caratteri diversi, siamo tutti noi sei, siamo cresciuti negli ultimi anni insieme e è bellissimo stare insieme, andiamo sempre anche d'accordo e penso che ognuno possa imparare qualcosa di ognuno. Beh, insomma, io ti faccio in bocca al lupo per la stagione e speriamo che nei momenti importanti tu possa ritrovare il tuo meglio. Grazie mille, crepi lupo.